Siamo con l'avvocato Gina Lupo, noto avvocato esperto matrimonialista, nonché mediatrice familiare. Beh, è stata una delle, come dire, dei precursori di questa attività. E in un momento in cui emerge purtroppo la conflittualità familiare, il ruolo della mediatrice è assolutamente fondamentale. Intanto, avvocato Lupo, come è nata in lei l'idea di diventare mediatrice? Ora, ripeto, alla luce della riforma del processo civile, della parte relativa ai procedimenti di separazione e divorzio, si torna a parlare con forza dell'istituto della mediazione familiare. Ma prima di addentrarci nelle novità che si stanno prospettando, ecco, facciamo un po' un excursus su questa sua passione, abbinata ovviamente alla professione. Grazie Luigi di questo Amarcord, perché io mi sono laureata presso l'Università degli Studi di Bari nel lontano 82, per cui negli anni 80 era solo il Crisi di Bari, l'istituto regionale che si occupava di mediazione familiare. Io entrai in contatto con la mediazione familiare, in particolare col Tribunale per i minorenni di Bari, che all'epoca aveva il presidente dottor Occhio Grosso, che per primo aveva aperto una stanza di mediazione all'interno del Tribunale per i minori. Ricordo che ero stata chiamata a difendere dei familiari di una signora molto anziana di Bari Vecchia, perché io mi muovevo e vivevo all'epoca anche come cultrice della materia presso l'università, quindi Bari era la mia seconda, diciamo, città di adozione, per cui io cominciavo a fare i primi passi come avvocato e mi interessavo al penale familiare, per cui fui chiamata perché questa vecchina di Bari Vecchia era stata, questa signora anziana era stata scippata da un giovane. Con mia grande sorpresa cominciai a scoprire che all'interno del Tribunale per i minori, perché era minore l'autore del reato, era un ragazzino barese di circa 13 anni, vi era questa stanza di mediazione. Bene, cominciai a incuriosirmi di questa cosa perché, come tu sai, ne abbiamo parlato anche altre volte, nell'ambito del processo penale minorile la vittima non può costituirsi parte civile. Tutto il focus e l'attenzione dell'apparato è quello di focalizzarsi sul minore, che deve essere a contatto il meno possibile con la macchina del processo, perché si tende alla sua rieducazione e il suo recupero, per cui ovviamente viene un po' tralasciata e messa da parte la vittima. Bene, è stato bellissimo per me partecipare a quelle sedute di mediazione tra questa signora e questo ragazzino, che attraverso i colloqui cominciarono a conoscersi e il ragazzino comprese che aveva fatto un danno molto grave scippando questa signora fuori dalla posta, ricordo, privandola della sua misera già pensione, e entrò in contatto con la sofferenza di questa persona che con questa misera pensione manteneva addirittura dei ragazzi, dei nipoti dell'età del suo scippatore. Attraverso il riconoscimento delle sofferenze di tutte e due, questo ragazzino proveniva da un hinterland, da una cultura molto particolare, all'epoca vi riporto agli anni 80, no, della Bari Vecchia, un pochino particolare, ci fu un abbraccio fra i due che mi colpì moltissimo, una sorta di composizione della frattura che si è venuta a creare, una sorta di abbraccio pacificatore che in realtà mancava, no, nel processo. La funzione sociale proprio. Funzione sociale riparatoria, se vogliamo, di una frattura che altrimenti sarebbe rimasta là. La signora scippata con la sua sofferenza e il ragazzino all'interno del suo percorso di riabilitazione. Mi innamorai di questo procedimento e attraverso un altro collega che all'epoca stava facendo questo percorso mi avvicinai al Crisi e ho preso poi il titolo, quindi nei lontani anni 80-90, di mediatrice familiare. Di là poi la mia iscrizione all'AIMEF, all'associazione di mediazione, e il mio percorso europeo, ho girato tutta l'Europa per andare a studiare la mediazione negli altri paesi europei.